Alcuni vecchi abitanti ci credono veramente, sostenendo che lo stesso Hitler, appassionato di esoterismo, avesse inviato dei soldati nazisti a scavare a San Giorgio, alla ricerca della sacra reliquia. Come anche in alcune case private fossero stati ritrovati degli affreschi con iscrizioni in francese antico, che vennero coperti per superstizione di popolo. E poi una misteriosa tela di Maria Maddalena in estasi, di un pittore ignoto del 1600, simile a quella ritrovata del Caravaggio, dello stesso periodo. Cosa c'è di vero in tutto questo? Di certo, come ha raccontato Spielberg, al fascino del Sacro Graal non rimase strano neppure il Führer, convinto della potenza infinita che gliene sarebbe derivata se fosse capitato in suo possesso. Per tal motivo sguinzagliò le SS nel 1940 sulle tracce del prezioso cimelio, facendo mettere a soqquadro castelli francesi e monasteri cistercensi, convinto di trovarci il Sacro Graal, termine francese antico che deriverebbe dal greco crater, coppa.